Ben ritrovati di nuovo, la buona giornata da parte di Cristiana Mastacchi e da parte di Elena Lorenzini, psicoterapeuta. Ciao Elena. Ciao Cristiana, oggi parleremo della rabbia, un'emozione che più o meno tutti abbiamo provato, no? Che proviamo e che a volte ci fa stare anche tanto male. Mamma mia, perché poi quando ci arrabbiamo c'è questa adrenalina che monta dentro, no? Poi dopo vengono anche sensi di colpa, perché dipende quanto ti sei arrabbiato, come ti sei comportato. Romeo Bodei, filosofo, dice: l'episodio che scatena la rabbia è quasi sempre irrilevante, è un sentimento agglutinante che trae origine non dall'ultima, ma da tutte le frustrazioni subite, le attese tradite, le speranze mal pagate. È come un imbuto che convoglia episodi avvenuti nel tempo. E qui ci sono mesi in cui abbiamo covato rabbia e ora bisogna stare molto attenti. Sì, perché poi la rabbia, scaturire, a volte servono anche cose veramente banali, no? A volte la miccia è una cosa, insomma, a volte anche mi verrebbe a dire un po' stupida, no? Però quella è la punta di un iceberg, no? Perché sotto magari c'è tutto uno stato di impotenza, di mancanza di controllo nella situazione. Quindi, diciamo, sono stati vari fatti, vari studi per capire quali potrebbero essere alcuni modi per riuscire, non dire, un po' a controllare, no? Quindi non sdraiarsi subito nella rabbia, ma cercare di essere una modalità un pochino più contenuta, perché poi viene a pensare che urlare, sbraitare a volte non ci porta a un obiettivo, no? Perché se poi non otteniamo niente, anzi, se le persone ci stanno attorno, si allontanano, insomma, alla fine siamo arrabbiati tanti, ma non abbiamo ottenuto niente. Ad esempio, tra gli aiuti e i consigli che vengono dati, è quello di imparare a dire di no. Le persone che si arrabbiano di più sono quelle che dicono sempre sì, che si trovano, diciamo, nella sensazione di obbligo di dire sì a tutte le richieste che vengono fatte. Quindi dicono di sì, per poi accumulare rabbia e poi, diciamo, scoppiare tutto insieme, un po' come la gocciolina, no? Che va a riempire il vaso contrabbucca. Sì, questo è un fenomeno che accade quando magari quella persona che di solito è tranquilla e cerca di ingoiare, quando si arrabbia magari spiazza anche tutti gli altri, no? Perché dice: ma perché ti sei arrabbiata? Non lo fai mai. È vero, infatti bisognerebbe subito non aspettare, no? E dire: vabbè, dai, questa volta ok, ma subito non sdoganare certi comportamenti o certe richieste. Quindi per evitare appunto che la persona venga conosciuta come quella che dice: vedi, è sempre tranquilla, no? E poi un giorno sbraita. Poi il chiedersi che cosa ci fa arrabbiare di quella situazione, no? Perché a volte, magari presi proprio dalla rabbia, non analizziamo che cos'è che ci dà veramente noia, il comportamento, la situazione, il fatto di non essere stati capiti, per dare un senso, e questo aiuta un po' a calmarsi. E poi un altro, secondo me, consiglio fondamentale è che quando si è arrabbiati si dovrebbe non discutere, non scrivere sui social, non rispondere alle mail o alle telefonate, ma prendersi un po' di respiro, fare qualche altra cosa in casa o dove siamo, quindi proprio staccare il cervello, dopodiché, dopo un po', rimettersi lì a ridefinire o discutere con l'altra persona. Perché il rischio qual è? È che nel momento in cui sono arrabbiatissima dico le cose appunto per rabbia e quindi poi si rischia ancora di confliggere ancora di più. Poi c'è anche il fatto: sì, l'ho detto perché ero arrabbiato, ma non è vero quello che ho detto, quello che ho pensato, perché quando siamo arrabbiati probabilmente si va a cercare tutto ciò che può far male all'altra persona. Eh sì, e poi l'ultimo consiglio è quello di ragionare se la cosa ci fa arrabbiare è qualcosa di serio, importante, prioritario, e quindi dargli la dovuta attenzione e il tempo per risolvere il problema. Se invece è una quisquiglia, qualcosa, diciamo, di non fondamentale e magari del quale non abbiamo neanche un potere, cercare di capire appunto che non ci possiamo preoccupare di una cosa del quale non abbiamo un potere di cambiamento, quindi decidere se è una cosa per noi prioritaria o meno. Già questo diminuirà la rabbia, perché potremo dire: vabbè, non ci posso fare niente, lasciamo perdere.
Questi sono tutti aspetti che, detti a mente fredda, si possono mettere in pratica. Quando però uno gli sta montando la rabbia, magari non ha tutta questa lucidità per dire: aspetta, ci ragiono, ci penso, ci ritorno fra poco, specialmente se la discussione avviene viso a viso. Ma infatti l'esercizio di riuscire a controllare la rabbia è un esercizio importante, no? Che avviene un po' con l'esperienza, no? In cui nel momento in cui mi arrabbio, cerco di capire se l'atteggiamento che voglio avere in confronto alla persona mi è funzionale o no. Se penso che non sia funzionale arrabbiarmi e sprezzare, non ottengo niente, cioè non è che sarò dopo felice, sarò comunque arrabbiata e dispiaciuta, però deciderò io che cosa dire e cosa non dire. E poi mi verrebbe a dire che a volte, quando siamo molto arrabbiati, potremmo anche ignorare il comportamento che ci ha fatto arrabbiare, quindi ignorare in quel momento quella persona o quella situazione per poi confrontarsi più avanti. Quindi della serie, uno è in salotto dentro un locale e sta per partire la scintilla: scusa, torno più tardi. Oppure dici: guardi, arrivederci, ne parliamo un'altra volta, quando saremo tutti più felici di risolvere il problema e di non accapigliarci. Molto bene, seguite questi consigli, magari poi riusciamo anche a stare meglio, perché arrabbiarsi comunque non fa bene alla salute, giusto Elena? Giustissimo. Alla prossima, ciao!